grazie Laura che mi ha buttato addosso per l'ennesima volta una responsabilità non da poco, perché, come dire, a volte ridere è più facile che divertire. Quindi vi ringrazio, di nuovo ringrazio l'università che mi ha stato così ben ospitando, e Laura, e che voi tutte che siete oggi intervenute, per affrontare un tema abbastanza particolare e strano. Perché strano? Perché ci porterà veramente, almeno questa l'intenzione, a oltrepassare molte delle nostre, non solo visioni stereotipiche su che cosa rappresenta la forza, la debolezza quando è collegata a un corpo e a un corpo genderizzato, cioè già definito in base al genere, ma anche a scoprire delle cose nuove, forse, spero, riguardo a quello che viene definito dei criteri che caratterizzano la mascolinità e la femminilità. E forse, vi dico, è un terreno particolare, scomodo, impervio, non solo per il tema, ma anche per i modi in cui verrà trattato, perché, come vedremo, questa almeno è la tesi di fondo, questa è anche, non è una provocazione, perché, come vi dirò, è qualcosa che io reputo profondamente vero, categoria che si usa spesso, molto poco spesso, nell'ambito delle scienze umane. Però perché? Perché è una cosa che mi parla a partire dal mio corpo, e questa è pratica non solo femminista, ma proprio di indagini diverse di se stesso, cioè, come dire, personalmente ho cercato di oltrepassare una delle dicotomie, delle separazioni più radicali forse delle nostre culture, che forse viene ancora prima di quella tra maschile e femminile, che è quella tra mente e corpo. Noi siamo abituati nelle nostre culture a veramente dividere in una maniera quasi, permettete di dirmi, scena, la teorizzazione, l'esperienza corporea da, e sembra strano parlare di teorizzazione corporea, ma come vedremo nell'ambito dell'Asia orientale e del sud-est asiatico è proprio quello che accade. Sono pratiche che insegnano a, ci sono pratiche che insegnano a essere sapienti a partire dal proprio corpo, e il proprio corpo è sempre un corpo cosciente, non c'è una testa che pensa e che guida una macchina corpo, non c'è una materia fredda che è vivificata da uno spirito separato, ma nelle visioni da cui partiremo, che sono quelle che guidano anche la medicina tradizionale cinese di cui parlava Laura, e le pratiche delle arti marziali, delle arti combattenti, la materia e l'energia sono la stessa cosa. Quindi noi pensiamo a partire dal corpo materico. Banalmente, se pensiamo anche nelle nostre culture, il nostro cervello che cos'è? Come avviene il pensiero? Avviene attraverso reazioni biochimiche, ma questo non toglie nulla all'essere spirito, ce lo dice pure Einstein, che l'energia è materia. Quindi pensare a un corpo che sia mera materia non pensante e diviso da una sorta di spirito che non si sa dove viene, dove vada, dove venga, dove vada, è già un elemento che ci toglie la possibilità di comprensione di che cosa? Di quello che ci consegna un'esperienza corporea. Scusate questo lungo preambolo, un po' troppo teoretico, ora andiamo un pochino più ad aspetti di... D'altra parte Laura aveva preannunciato una lezione un pochino più divertente, invece è partita subito con questa elaborazione filosofica. Ma è proprio quello, è proprio ritornando alla coscienza corporea che vi dico, noi possiamo risaldare una ferita. Io la chiamo ferita perché è quella che ho vissuto io, sia in primis io come tale, sia l'ho vista reagita in tutte le volte che ho visto dei corpi di donna depotenziati, dei corpi di donna che sono stati sottoposti a violenze e che non hanno trovato in sé una capacità di reazione. Come vedremo, il termine reazione non è un granché, però per adesso usiamo dal limite che abbiamo, e che tutto sommato si sono sentite
per prime incapaci di non solo trarsi in pace in situazioni difficili, come quelle che possono essere delle violenze fisiche o psicologiche, dirette, ma che di fondo si sentono anche incapacitate a che cosa? A muoversi nello spazio, non si sentono in diritto di occupare uno spazio, cioè penso Laura ne abbia parlato, un elemento molto interessante sulla sapienza corporea legata al genere. Non so se avete mai sentito parlare di manspreading, che cosa sia. Non so se avete notato come in genere si siedono gli uomini in metropolitano sull'autobus, si allargano. Come vi sedete voi? Dipende. Tendenzialmente, anche là ci fa capire come le cose si modificano, sono costrutti sociali, appunto così, però si è educate a occupare il minor spazio possibile. Cioè, tendenzialmente nella formazione di un bambino e una bambina, e appunto come mamma lo so bene, a un bambino si insegna a sconfinare, cioè a conoscere lo spazio col proprio corpo, allargandosi, anzi forse il problema è che non gli si insegna troppo a capire un senso di limite dello spazio altrui. A una bambina si insegna a non occupare spazio, a occupare il minor spazio possibile e preferibilmente a non sporcarsi. Questi sono già i primi segnali, ancora prima dell'insegnamento linguistico, che guidano una possibilità esperienziale. Abbiamo detto all'inizio, il nostro corpo conosce, e il primo elemento in cui conosciamo lo spazio-tempo è proprio attraverso il corpo, attraverso due movimenti che vedete nei bambini piccoli. Il primo movimento che fa verso dai 3 ai 5 mesi una bambina, un bambino, è questo: alzare la testa, e gli dà già la possibilità di stare in piedi. Il secondo movimento è ruotare, e questo nella medicina cinese significa capacità di scegliere, perché nella rotazione inizio a vedere quello che è attorno a me. Più inibisco la mia possibilità di movimento, più difficile per me sarà conoscere al di fuori di quello che mi è presentato. Lasciamo questo bambino piccolo o bambina piccola che sta mettendo i suoi primi movimenti per adesso lì, nella sua culletta, nel suo tappetino, ecco. Mia figlia, ad esempio, non è quasi mai stata in una culletta, aveva un tappetino per terra dove poteva esplorare, ad esempio, e quindi imparare in qualche maniera a muoversi liberamente nel suo spazio e nel suo tempo, senza essere troppo confinata. E andiamo in Mongolia. Ora, ovviamente non è vero, c'è una finzione, questa è una ripresa filmica, ma mi faceva piacere iniziare un po' questa cavalcata nella concezione, una diversa concezione della forza, con questa citazione. Lei dovrebbe essere la futura mamma di Gengis Khan, e questo è un elemento tratto appunto dalla Storia segreta dei mongoli, che è il capolavoro della letteratura mongola. Ma questa meravigliosa citazione, scusate, in inglese ve la traduco, ma "What kind of woman doesn't own an axe?" Ma che tipo di donna non possiede un'ascia? Ora, mi rendo conto che questa cosa possa essere lasciata un attimo basiti, però ci invita a pensare una cosa del genere. Qui è un dialogo tra, appunto, tra una donna cinese e una donna mongola, mongola, diciamo, del Xiongnu, o meglio, per utilizzare un termine un pochino più proprio al mondo asiatico, e si interroga su che cosa caratterizza una femminilità che si pensa in un'altra cultura. E la sua domanda è: che significa che una donna non abbia un'ascia? Che persona mai, che donna mai non è così sciocca o così depotenziata da non prevedere una sua formazione combattente? E questa è ovviamente una cosa che a noi lascia un po' basito, perché siamo abituati generalmente a considerare una definizione di un corpo femminile come un corpo
tendenzialmente accogliente, morbida, anzi aiutatemi anche voi, come definire, come nella vostra percezione, come lo definireste anche delle caratteristiche di un corpo femminile? Una cosa di bella presenza, il bell'aspetto. Il bell'aspetto, perfetto. Quindi bell'aspetto mi viene da pensare che ci sia sempre uno sguardo esterno che lo guarda, quindi che non si sente a partire da un dentro. È sempre giudicato. C'è sempre uno sguardo, quindi si vede già fuori di sé, è già espropriato. Grazie per questa bella. Abbiamo altre idee? Siamo tra di noi, forza. Per me è veramente morbida, accogliente, perché è la mamma, è morbida, è generativa. E per quanto riguarda la forza? Debole. Corpo debole. Allora, e come al solito in una visione solamente binaria, perché, come dire, ancora nella nostra cultura abbiamo una grande difficoltà di conoscere, come vedremo, i flussi di genere, di un passaggio da un genere all'altro. Invece in una visione binaria il genere maschile come è caratterizzato? Esattamente al contrario, cioè ha tutte quelle caratteristiche che sono opposte al genere femminile. Perché? Perché di nuovo nella creazione sociale dei nostri, della concezione di noi, i generi sono due e sono sempre caratterizzati da questa opposizione. Ora, ne abbiamo un po' accennato anche ieri parlando appunto presentando il libro di Laura, questa è un vizio di forma forse delle nostre culture, che noi definiamo per opposizione. E allora mi sono sempre chiesta, a partire dal fatto che appunto l'esperienza di 30 anni di pratica di arti marziali mi ha riconsegnato l'idea che il mio corpo di femmina, sesso femminile, alta 1,60 m, peso 50 kg, praticamente dovrei essere condannata a prendere botte a destra e manca. E questo non è vero, non è praticamente vero, e ora vedremo che altri percorsi può prendere la forza. Allora, perché questa cosa che il mio corpo mi ha dimostrato che non è vera, invece è così profondamente radicata in noi? Cosa è successo? Che tipo di elementi dobbiamo, se vogliamo, scardinare per capire che la forza non è solo una e non è legata a un solo genere? E soprattutto, la forza non è solo oppressione, anche la forza fisica non è solo violenza. Perché quello che per me è molto importante definire è che il fatto di considerare, di aver creato un corpo maschile, l'idea, un'idea che è diventata corpo attraverso una riproposizione, quindi di cosa? Abitudini, come dice Bourdieu, è l'habitus, il continuo ripetere di proibizioni o cose che invece ci sono consentite, che determina le nostre possibilità reali e concrete di espressione. Allora, perché il fatto di aver costruito un'immagine di una virilità legata a una forza non solo ha bloccato l'espressione di altre possibili virilità o l'espressione di altre possibili femminilità, ma anche l'espressione di altre concezioni della forza, anche quando è la forza combattente. Cosa che invece in altre culture è stata esplorata diversamente. E allora, cerchiamo un po' allora adesso di vedere un altro elemento di che cosa per noi, insomma, a chi giova insomma questa visione della virilità. Giova l'idea che si debba definire una virilità che è vincente. Ma perché vincente? Perché c'è un altro elemento che è sempre sotto, è schiacciato. E in questa lotta in cui hegelianamente vince solo uno, il soggetto è solo uno, ci deve essere un elemento che viene posto sempre come più debole. Attenzione, il comparativo è importante. Più debole.
non abbia proprio accesso a possibilità di forze proprio per garantire una forma di supremazia. E questa è una cosa che ad esempio vediamo ancora prima di arrivare nelle arti marziali asiatiche, scusate, sono un po' macchiata all'angolo Roger perché poi tendo a straparlare. Lo vediamo in una, l'ho ritrovata ad esempio in un'interessantissima e poco vera anche là etimologia che risale ad Isidoro da Siviglia. Non so se voi conoscete chi sia Isidoro da Siviglia. È uno scrittore tardo antico, un grammatico, che è uno di quelli che ha diciamo trasportato ha segnato il passaggio tra il mondo latino e il mondo cristiano, diciamo, nell'epoca delle prime lingue volgari. Quindi che cosa succede? Che noi scrive queste etimologie, quindi bene o male riprende proprio le definizioni più importanti, almeno considerate da lui più importanti, della cultura latina e le spiega, le riporta nel mondo che sta venendo, quindi inaugurando un'altra era. Beh, io sono andata a vedere le definizioni di maschio e femmina che Isidoro da Siviglia ci riconsegna, considerato che nel mondo latino in realtà le situazioni erano molto più complesse di quanto noi pensassimo, quindi vediamo che già c'è una qualcosa che si restringe. Bene o male, nella definizione che lui dà, i due termini sono vir e mulier, quindi vir è il maschio, mulier è la donna, guardate, queste definizioni poi sono state ampiamente criticate, quindi non prendetele per vere, però è interessante che questo autore, e non solo lui, non è solamente colpa sua, lui ha portato un senso comune, ha traghettato un senso comune da un'epoca all'altra, quindi ha contribuito a perpetuare un'immagine che arriva anche ai giorni nostri, in cui questo vir è forte perché è legato, è il migliore perché? Perché è legato alla vis, cioè alla forza, e alla virtus, cioè alla virtù. Cioè il maschio è forte e virtuoso. Perfetto, grazie. E la donna? È mulier. Mulier, anche là con una falsa etimologia perché non è esattamente quella la vera derivazione, verrebbe da mollior, cioè più molle. In questo abbiamo due passaggi abbastanza interessanti. Il primo è che una donna, come dicevi giustamente, non si definisce mai a partire da sé. È sempre definita in paragone a, in relazione a. Non è mai, diremo, una soggettività prima. Simone de Beauvoir diceva, parlava delle donne come il secondo sesso, non perché lo siamo, ma perché siamo definite sempre in relazione a qualcos'altro. Non solo quindi è sempre seconda, ma poi è più molle. Quindi la debolezza è una sua caratteristica fondante. Ma ora poi, questo poi se siete interessati a una disamina un po' più lunga, appunto in questo libro che uscirà, spero a breve, perché molto sono veloce a correggere le bozze, vedete una trattazione più precisa. Ma quello che invece è interessante vedere è che in realtà questa presentazione di questa idea che collega il corpo maschile alla forza, quindi una sua definizione, in realtà è molto più problematica di quanto pensiamo. Perché? Perché il termine vis, cioè forza, non è per niente legato al vir, ma è legato a un'altra derivazione che ci porta molto lontano da un'immagine dell'immagine di forza come quella forza che è esercitata da un corpo maschile sopra un corpo femminile per controllarlo e domarlo, perché la relazione tra vir e mulier è quella, cioè la forza e la virtù, la debolezza io la controllo sempre. No, c'è dell'altro. In realtà vis deriva dal verbo vireo, che significa verdeggio. Aiuto. Cioè? Allora, immaginate delle piante. Immaginate un albero. Immaginate che tipo di forza ha un albero. Qual è la forza di un albero? Le radici. Bravo, le radici premono per terra per innalzarsi.
espandersi. E a un certo punto che succede? Questa cosa meravigliosa verdeggia, cioè diventa verde, si apre le foglie. Di che forza stiamo parlando? Una forza che schiaccia? No, è una forza che è autocoltivazione, autoaccrescimento. Arrivare fino a dove posso? Lo dice Spinoza, parlando dell'albero, proprio da questa immagine del conatus, cioè di quello che ci spinge a crescere. Illimitatamente? Distruggendo tutto? No, fino a dove posso. Niente di più, ma niente di meno. Quindi una forza che ha in sé un limite. Sano, un sano limite, non un limite imposto. Guarda caso, ora non so chi di voi abbia fatto il classico, non è un'interrogazione di latino, non vi preoccupate, però se qualcuno se lo ricorda, ve lo ricordate qual è il genitivo di vis? No, vabbè, roboris. Roboris è la quercia. Quindi di nuovo la forza di cui parla la latinità è una forza che non è una forza dell'oppressione schiacciante, che va esercitata dal maschio sulla femmina per controllarla, perché sennò è un problema. Allora iniziamo a pensare che forse questo costrutto che ha piano piano privato questa splendida bambina che noi abbiamo lasciato sul suo tappetino a capire il mondo attraverso il suo corpo, è una costruzione che si è svolta nel tempo, a un certo punto, quando alcune forme di ideologie, religioni, cioè di forme di politica, che chiameremo patriarchiste o patriarchismi plurali, perché sono tanti in diverse forme, ha fatto sì che il corpo di una donna non dovesse essere più un corpo forte e che di forza se ne potesse parlare in un modo solo, cioè la forza oppressiva, la diremo patriarcale, coloniale, suprematista, una forza che non pensa a una bellissima foresta in cui tanti alberi crescono insieme ognuno come può, ma una forza in cui ci deve essere un solo elemento che distrugge tutti gli alberi. E sempre parlando, e quindi ritorniamo alla nostra fantastica mamma di Gengis Khan, che forse ne sapeva qualcosa, una forza che ha tolto le asce dalle mani delle donne. Ora, poi noi facciamo questo passo ulteriore. Come avrete capito, quando si parla, appunto, stiamo cercando di capire che questa connessione tra forza e genere ci ha aperto tante strade di interpretazione, in cui questa anche ritrosia che giustamente molte di noi hanno a pensare a essere azione, diciamo, ad agire una forza, perché la pensiamo sempre come violenza. Cioè nel momento diciamo, ma io se do un pugno sono violenta. Dipende. Dipende. Perché vi invito a pensare questa cosa. C'è in natura un organismo che sia solo nutritivo, che non abbia in sé un sistema per sopravvivere, per difendersi? No, non ci saremmo evoluti. Allora, perché il genere umano a un certo punto ha detto che il corpo delle donne è solo, nutre solo, e il corpo degli uomini combatte e difende solo? Perché ha pensato la possibilità di questa reciproca privazione, che la divinità si definisce solo come combattimento e la femminilità solo come nutrizione? Di nuovo, è un costrutto ideologico. Oltretutto non vero, perché le forme in cui poi si manifesta la forza, abbiamo detto, e anche la violenza, sono tante. E facciamocene, io penso, due esempi molto pratici, sia di come anche dei corpi femminili possono agire delle forme di violenza estrema, anche senza usare le braccia, se noi pensiamo anche alle violenze psicologiche o verbali, che anche molte di noi agiscono senza problemi. Allora, non è vero che non si è capace, perché si è potenzialmente madri non si è capaci di agire delle forme di violenza. Non è vero per niente. Così come non è vero che se si è un corpo, diciamo, maschile, cosiddetto, non sia possibile agire una forma di cura, di attenzione, di nutrimento di altro modo.
E di nuovo pensiamo anche alle leggi, sì, ma qua stiamo parlando di una possibilità fisica, dice, inutile, sì, teoricamente ci giriamo intorno, ma qua, signori, chi ha i muscoli soppiati, no? Allora però là mi viene in aiuto l'esperienza delle arti marziali asiatiche, pensando che appunto anche quest'idea di pensare che la forza derivi solo da una contrazione, da una possibilità di contrazione distrettuale muscolare, qua entriamo proprio nei termini specifici delle arti motorie, anche là non sia vera. E vi faccio questi, forse questi riferimenti che possono esservi d'aiuto, ma non so, ritirando fuori dalle osservazioni ancora prima di andare a vivere in Asia, delle mie zie, delle mie nonne di Locri, quando la mattina facevano il pane, a voi avete avuto questa esperienza di vedere nonne, zie che facevano il pane? Che cosa significa impastare una madia di pane? Che forza ci vuole? Gigantesco. Sono e veniva fatto anche per ore, cioè l'impastare durava tanto. Io vi sfido a fare 3 minuti al sacco, che ha la stessa intensità motoria che impastare il pane, non scherzo. La gran parte delle persone si spiantano. Cosa significa portare sulla testa comunque litri e litri, quindi chili di acqua per chilometri e chilometri? Non sono questi corpi forti? Allora di che cosa stiamo parlando? Spostiamoci in un elemento più naturale. E là, nella giungla, forse questo lo sapete di meno, l'animale più pericoloso è una tigre che ha appena avuto i cuccioli. Perché? Protegge. Ma è più pericoloso anche perché è più forte. Proprio perché nel momento in cui ha dato il massimo della vita, la natura splendida potenzia il corpo del predatore felino per renderlo capacissimo di poter difendere. E allora forse iniziamo a pensare, no? Come diceva prima Laura, procedo sempre a spirale, attenzione, questo è un vizio che viene dall'Asia. La linea retta non mi piace relativamente, perché ci serve di ragionare tenendo insieme tante cose. Come diceva Laura, a me hanno insegnato nello stesso tempo a combattere e a curare. Cioè la medicina tradizionale cinese è parte integrante del Kung Fu. Non puoi fare l'uno senza l'altro. Perché? Perché coltiviamo una forza come gli alberi, come le tigri nella giungla. C'è una forza che insieme nutre e difende. E che fa l'uno perché fa l'altro. Le due cose non sono mai separate, mai. E infatti quando io penso di fare solo una cosa, mi perdo. Perdo la capacità di cura e perdo anche la capacità di una reale difesa. Ora, lo so che per noi questo è estremamente complesso da capire, o meglio, lo possiamo capire, ma poi è difficile da rimettere in pratica. Per questo, in qualche maniera, dobbiamo anche trovare i metodi di allenarci in questo altro genere di forza. E anche là scopriamo tante cose interessanti. Ora vedremo come si può pensare in tante maniere la forza e poi vi proporrò, se non vi dispiace, ma questo poi direte voi, di fare dei piccoli esercizi pratici tra di noi. Perché di nuovo, se vogliamo superare questo rapporto tra mente e corpo, una cosa che le mie allieve appunto in varie parti dell'Italia e non solo, ormai sanno che a un certo punto vi propongo di sentirlo corporealmente, perché credo sentitamente che il corpo abbia molto da dire. Allora, che ci sia una necessità di sfidare questo paradigma non è una cosa che è venuta fuori solamente, diciamo, dall'Asia orientale. Ora inizieremo di raccontare un po' di favole, ma come appunto come si fa in Asia, ma viene anche nella nostra concreta, cioè nella nostra esperienza storica cosiddetta occidentale. Che cosa succede? Perché è importante riacquisire un'idea che il nostro corpo sia un corpo forte, cioè capace di badare a se stesso, quella forza che ti porta a poterti
non solo di difendere, perché attenzione, e questa è una critica forte che io faccio spesso anche ai corsi di autodifesa, non è che noi dobbiamo riscoprire la nostra forza perché siamo sotto continua minaccia e dobbiamo, in qualche modo ci deve essere qualcuno che ci riconsegni delle tecniche per difenderci. Attenzione, questo modello va esattamente a ribasarsi su quello che abbiamo detto prima, cioè su quella idea che il nostro corpo sia sostanzialmente debole e che quindi al limite noi possiamo difenderci alla meno peggio, evitare proprio il disastro, però rimanere sempre in questo stato di minorità e secondità. Noi dobbiamo pensare alla nostra invece a guadagnare una forza con un'idea di ribaltare le posizioni e di nuovo rimettere lo stesso modello soltanto cambiato di segno. No, sarebbe anche un ripetere sempre la stessa dinamica. Noi vogliamo uscire da questa dinamica, almeno questo è il mio desiderio, poi spero che sia anche il vostro. Allora che cosa occorre fare? Perché che cosa, quindi uscire dall'idea che io devo stare in un'eterna difesa significa capire che riacquisire una mia capacità combattente significa banalmente rientrare in quella dimensione dell'interezza del mio corpo in cui, come ogni altro essere al mondo, io bilancio la mia capacità di nutrizione, di cura e la mia capacità di difesa e espressione, come quella forza dell'albero che spinge fino a dove può, senza invadere il terreno altrui, ma senza far sì che quel terreno altrui invada il suo. Questa è l'esperienza che riconsegnano le arti di combattimento asiatiche, la ricerca di un equilibrio, per cui non allora faccio un corso di autodifesa, no, non mi devo autodifendere, mi devo autoesprimere, devo legittimare, sentirmi che ho diritto di muovermi, di spostarmi nel mondo, di parlare, di sorridere, di ballare, di combattere, di confliggere esattamente come con qualunque altra persona, e che ne ha la capacità, e che le capacità di combattimento, i modi del combattimento sono tantissimi e le forze sono tante, non una sola. Questo lo scoprono anche le suffragiste inglesi. Attenzione, una cosa che molti viene poco comunicata, anche là forse ci dovremmo chiedere perché. Questo viene un'immagine che viene una rappresentazione ripresa da un autore fantastico che si chiama Tony Wolf, però proprio di tabloid dei giornali dell'epoca dei primi del Novecento in Inghilterra, quando nasce appunto il movimento delle suffragiste. Suffragette è già un termine dispregiativo, la traduzione è presa per suffragiste comunque. Cosa succede? Che questa donna eccezionale, vedete, questo è suffragiuzzo, è una crasi, un termine ironico, ovviamente nei giornali dell'epoca lo vedevano un po' strano, in cui si faceva vedere che Mrs. Pankhurst Amazons, cioè le amazzoni delle signore Pankhurst, le sorelle e la mamma delle sorelle Pankhurst, sono state le leader del movimento delle suffragiste, quindi della conquista dell'andando al voto. Cosa facevano? C'era stata questa fantastica donna che ora vi dovrò vedere adesso proprio invece delle immagini reali, eccola, lei, Edith Garwood, come vedete non particolarmente alta, non particolarmente grossa, insegnante di quest'arte giapponese meravigliosa che si chiama Jiu-Jitsu, che significa arte della flessibilità. E vedremo che sfida riguarda la forza, iniziamo a entrare in quest'ottica, no? Iniziò a aprire un dojo, una palestra insieme al suo marito nei primi del Novecento a Londra, dopo aver studiato per molti anni in Giappone, e iniziò a fare questi training, queste lezioni in particolare per le donne, e avevano tante ragioni. Ora, qua la rappresentazione è molto folcloristica, perché? Perché loro dovevano avere a che fare spesso durante le manifestazioni con i gendarmi, i bobbies, venivano chiamati inglesi, e i poliziotti, anche perché ovviamente sono le prime manifestazioni in piazza, per le primissime volte le donne occupano le piazze, e
la lezione non è sempre delle migliori. Quindi iniziavano a sapersi, ad esempio, liberare, vedete, da dei blocchi. Quindi, se succede questo, cosa posso fare? Ribaltandolo totalmente in questa successione, vedete, la posizione di partenza. Quindi mi insegnano il valore delle leve articolari, o banalmente comunque esercitarsi. Ora, la cosa importante è che questo tipo di arti non venivano insegnate di nuovo solamente in una funzione contro, ma quello, abbiamo detto, è una conseguenza, forse l'ultimo degli aspetti interessanti, ma diventavano degli spazi in cui ci si rafforzava nel corpo e nella mente e si rientrava in un'idea di un'autocoscienza combattente, di un'esplorazione delle nostre capacità, delle loro capacità, sia come singole, sia come gruppo. Ora, se voi parlate anche sia nelle scuole sportive, ma anche con le persone che lavorano per l'esercito, con le forze di polizia, sapete, vi diranno bene quanto l'allenamento insieme, cioè l'allenarsi a pratiche condivise, sia un qualcosa che vi rafforza legami, al di là della parola, cioè che crea quello che in termini tecnici si chiama bonding, una capacità di agire insieme, un po' come anche negli sport di squadra, sapete, basta darsi un occhio e io so già dove devo lanciare la palla perché so che il mio compagno la arriverà e la prenderà. È quel tipo di coscienza corporea che oltretutto è una cosa meravigliosa. Perché? Perché stende la sensazione da un corpo singolo a un corpo collettivo, cioè diventa un senso che, come ci dicono i nasi orientali, non è vero che noi siamo tante identità separate, ma siamo agenti in grado di creare connessioni tra di noi, e quindi anche l'allenarsi alla forza diventa un allenarsi a saper riconoscere ciò che ci connette, ben diverso dall'idea della forza come oppressione, violenza, no? E, cosa che, come vedremo, caratterizza anche l'esperienza di altre splendide donne. Non solo, questo rafforzamento è servito molto alle suffragiste, anche per che cosa? Perché una volta imprigionate, loro spesso facevano degli scioperi della fame, in segno di protesta per ottenere il voto, e questo ovviamente le debilitava. Imparare a coltivare il proprio corpo, a essere forti in questo senso, le aiutava a superare questi momenti. E questa è una cosa che dice anche, non so se la conoscete, la leader birmana del movimento di liberazione, del fronte di liberazione della Birmania, Aung San Suu Kyi, non so se ne avete mai sentito parlare, è una leader importantissima, ora è nel Parlamento birmano, ma lei è notoria per essere riuscita a essere l'unica a contrapporsi a una giunta militare violentissima birmana, e proprio rappresentata come lei è un fuscello che cammina con questo fiore di loto di fronte a un plotone armato. E lei ha fatto tanti anni sia in carcere che negli arresti domiciliari, e quello che dice in una splendida lecture che dà per che ha dato qua in Inghilterra è stato che mantenersi in forma, il più in forma possibile, è un dovere di un prigioniero politico. Dove, attenzione, mantenersi in forma non è fare fitness aerobica e avere appunto quella essere belle all'esterno di cui giustamente parlavi tu, ma mantenere quella capacità di equilibrio del corpo e della mente che ti permette di agire nel mondo. Quindi il dovere suo, per questo lei praticava tutti i giorni meditazione e faceva esercizi fisici, come dovere di un prigioniero politico. Attenzione, cioè, sono elaborazioni che vedete quanto ci portano anche più in là di quanto per potessimo pensare. E infatti così facevano le suffragiste. Oltretutto, quando viene passato questo atto terribile, Camp House, in cui venne data l'alimentazione forzata, perché questo è il punto, di nuovo gli insegnamenti alla forza resistente, in questo caso, date dalle arti marziali, gli hanno permesso di sopravvivere a delle pratiche che erano terribili. Quelli dell'alimentazione forzata, perché ovviamente ti venivano messi dei tubi in gola ed eri forzata a mangiare, c'erano delle conseguenze gravissime sul tuo corpo, oltre
a averle aiutate a elaborare delle strategie molto interessanti proprio di, non solo di difesa delle bancus, ma proprio di, come dire, di insubordinazione urbana. Insomma, è chiaro che non è solo per questo, ma alla fine le suffragiste hanno vinto. Ma la cosa che mi sono sempre chiesta è perché, se bene o male la storia delle suffragiste è abbastanza nota, questi elementi a un certo punto sono stati dimenticati? Cioè, erano talmente famosi all'epoca che i giornali ci facevano pure le vignette sopra. Perché questo elemento della forza combattente femminile, in tanti, che è vero in tanti tempi, in tanti luoghi, a un certo punto si tende sempre a addomesticarlo, a toglierlo via, a considerarlo non naturale? Questa anche definizione di natura, cioè cosa sia naturale, quindi tra virgolette giusto e quindi vero, e cosa non lo sia, ce lo vediamo di nuovo come un dispositivo biopolitico, avrebbe detto Foucault, cioè un modo del controllo. Questo ve lo lascio come dubbio. Cioè, vorrei che in questo senso ciascuna si trovasse, ciascuno si trovasse la sua risposta. Io, la mia, me la sono un po' data, ma forse non mi interessa tanto dare delle risposte sul perché, mi interessa di intraprendere altre strade. Ok, ora iniziamo un'altra parte poi della trattazione, quindi, come mi ha giustamente annunciato Laura, volevo sapere se, in questo un attimo, prima di iniziare proprio una cavalcata verso l'Asia orientale e andare un pochino di più nello specifico di alcuni elementi che queste arti ci possono consegnare, ci sono domande o banalmente riflessioni, considerazioni, qualcosa che volete condividere, qualcosa che vi è risuonato? Senza timidezza, non ce n'è bisogno. No? Niente? Troppo? Qualcosa a metà? Anche in dire non sono per niente d'accordo, secondo me stai dicendo delle cose senza senso. Forza. Date voce a questi corpi. No, a me è piaciuto il passaggio di che non è solamente autodifesa. Mi è piaciuto questo passaggio perché veramente da noi c'è una scuola di arti marziali che fa i corsi di autodifesa. Quindi questo passaggio mi è piaciuto molto. Grazie, grazie della condivisione. Anche io, per me è assolutamente centrale, cioè nel mio lavoro è proprio quello che sto cercando di portare molto avanti, anche perché, come andremo a vedere, nel combattimento c'è anche un estremo divertimento, cioè come in qualsiasi esplorazione di te stesso, ovviamente a certe condizioni, cioè appunto riscoprire che non siamo solo in una guerra di tutti contro tutti, e che anche il nuovo richiama il mondo animale, perché ora andando in Asia inizieremo appunto a parlare con gru e serpenti, come facevano le fondatrici degli stili di arti marziali. È proprio poi, cioè, vedrete, i cuccioli di animali che giocano tra di loro a combattere si divertono, soprattutto. E dirò, secondo me, perché? Non so se qualcuno di voi ha anche mai fatto, perché c'è anche questa componente ludica? Cosa, così, a sensazione? Il gioco serve a grande. Il gioco serve a imparare. Grande. Anche nei bambini. Infatti. Il copiare i gesti dei grandi serve ai bambini a imparare. Esatto. L'imitazione. Esatto, grande, perfetto, non avrei saputo dire meglio. E imparare è bello, è piacevole. Quindi capire fino a che punto, toccare il limite, toccare il corpo dell'altro, la reazione, la sensibilità. Ora, lasciatemi questa parola, un atto erotico, c'è anche di piacere, e togliendo anche dal termine erotico questa idea morbosa, no? Cioè l'eros, prima di tutto, ce lo diceva Socrate, conoscenza, appunto, da questo piacere che io ho nel capire fino a che punto posso andare, nel capire il corpo dell'altro. Ora, poi l'esercizio che andremo a fare è proprio quello, cioè capire che in molte arti di combattimento la forza è sensibilità. Cioè, idea come forza non è solo durezza, crudeltà, violenza, ma è elasticità, flessibilità, scoperta, sensibilità.
sapere che la velocità si radica nella lentezza, che quello che va fuori in realtà mi disico, è come in un respiro costante, parte dal mio dentro e arriva fuori e viceversa. Questo insegna il combattimento asiatico e le arti marziali, quando non diventano degli sport diventano altro, perché a volte succede anche questo, non è che... però come nascono. Ci sono altre condivisioni che vogliamo, che vi sentite di fare? Ok, le lasciamo per dopo allora. Allora adesso vi volevo raccontare una bella favola, bellissima, mi piace tantissimo. È la storia di Wing Chun. Poi vi lascio scritto come si scrive. E diciamo l'immagine della locandina che avete visto è una delle sue rappresentazioni, quindi. Chi è Wing Chun? Non si sa se sia veramente esistita, ora ci sono molte... molti elementi che dicono sì, no, forse, ma forse non ci interessa relativamente. Lei è, no, questa è un'altra immagine di una guerriera mongola, scusate, ma è una grande amore, lei è matta ancora, ce la posso, vabbè. Non ce l'ho subito qua, lo vedremo dopo. Che cosa, chi è Wing Chun? Si dice che sia stata la fondatrice, come dicevo, di uno degli stili di arti marziali più cinesi, più interessanti. Come vediamo sono tanti, in realtà, a differenza di quanto noi possiamo immaginare, sono molti gli stili di arti marziali creati, che si dicono siano stati creati da delle donne. Anche perché bene o male ci viene da pensare se, come andremo a vedere, una definizione almeno di quello che viene data in Cina di forza bruta, muscolare, abbiamo detto in effetti, ad oggi, cioè dopo 4 secoli di patriarcato, i corpi maschili sono quelli che manifestano una massa muscolare maggiore, no? Allora però, quindi, con uno scarso bisogno di coltivare questa corporeità, anche se, anche là, scusate la parentesi che apro, non è vero per tutti. Ora, se noi confrontiamo i corpi, tutti i corpi del mondo, anche là, arbitrariamente divisi solamente in due categorie maschile e femminile, anche se come andremo a vedere la orientale ci dice che in realtà, secondo la dottrina dello yin e dello yang, ci sono due polarità, due poli, ma tra due poli non c'è una separazione, sono un flusso continuo, in cui come il polo positivo e negativo di una batteria funzionano perché sono sempre in connessione e si passa dall'uno all'altro. Se vengono separati la batteria semplicemente non funziona più. Quindi anche là entriamo in un'idea di questa polarità in cui ciascuno si trova in un punto di questo flusso e che può cambiare anche nel tempo. Ma se noi prendiamo tutti i corpi maschili e tutti i corpi femminili così arbitrariamente divisi in due, è proprio vero che tutti i corpi maschili sono più grandi di tutti i corpi femminili? No. Torniamo di nuovo alla mia, di nuovo, se devo pensare a sei caterina e a suo marito. Lo squilibrio è decisamente da un'altra parte, cioè detto proprio alla romana, scusate, se gli è volevata una pizza lo faceva rigirare 4 volte, in qualche maniera, quindi anche lì viviamo in un immaginario che non sempre corrisponde alla realtà. Però se uno ci dice i corpi maschili sono più forti di quelli femminili, subito diciamo sì. Quindi anche là andiamo un po' a scardinare quello che è la base. Ma ritorniamo da, chiudiamo la parentesi e ritorniamo da Wing Chun. Allora, Wing Chun era una ragazza molto bella, e orfana, come spesso succede nelle storie, quindi bene o male questo discorso di essere orfana era in qualche modo non protetta, cioè non all'interno di una realtà che la difendesse. Sempre perché la difesa deve essere data da altrui. Però, come andremo a vedere, il fatto di non essere difesa da nessun altro diventa una strategia importantissima per lei. E è adottata da uno zio che vendeva tofu, era un venditore di tofu. Cosa succede nel frattempo? Succede che un famosissimo monastero di monaci combattenti, il monastero di Shaolin, che spero che almeno per cartoni animati o cose del genere avete sentito nominare,
Se non avete in fondo, mi spiace, ma purtroppo oggi non abbiamo il tempo di raccontare anche la storia di Shaolin, ma era un di fondo un monastero del centro-sud della Cina in cui i monaci buddisti praticavano le arti marziali. E anche qui si apre un'interessante riflessione sul fatto che l'arte marziale fosse vista come una via di liberazione buddista psicocorporea, non quindi qualcosa. Il buddismo è notorio per essere una religione, diciamo, che inneggia la non violenza. Allora questi combattono, allora forse nelle coltivazioni della forza non si cerca la violenza, si cerca un altro genere di forza. Bene, che succede? Che però, come le forze imperiali, dato che questi monasteri combattenti erano sempre un po' anarchici, erano degli elementi comunque che seguivano delle proprie linee non facilmente assoggettabili a delle logiche gerarchiche imperiali, a un certo punto questo monastero viene distrutto. E si salvano cinque, nella leggenda, di nuovo cinque abati, tra cui Nemui, che è una monaca, e che si rifugia nel monastero della Gru Bianca. Questo anche là, lei si vede quindi già l'idea che ci fosse una donna, cioè che una donna potesse combattere, che avesse una maestria addirittura negli arti di combattimento, una cosa che viene già data come base della storia. Ma cosa succede? Lei assiste a un gravissimo fallimento proprio di quello che avevano tirato su nel monastero di Shaolin. Questa però fuga le permette di, nel monastero della Gru Bianca, a un certo punto lei ogni tanto va a comprare il tofu e incontra e conosce Wing Chun e il suo zio. Ma a Wing Chun che cosa succedeva? Era molestata costantemente da un ragazzo di là, che là è un attaccabrighe, diremmo, anche lui praticante di arti di combattimento, non di forte, un bullo, forse lo chiameremo oggi, un criminale per altri aspetti, che nonostante lei fosse fidanzata, comunque però questo fidanzato non si, a un certo punto ricompare solo alla fine, non si sa che sarà abbastanza intimorito anche da questa figura minacciosa, e praticamente la vuole per sé, e lei non sa come fare, allora è disperata, incontra questa monaca e le racconta questa storia. E che cosa succede? Che questa monaca decide di aiutarla nell'unica maniera che reputa veramente interessante, che non è difenderla, ma se la porta in montagna. Cosa succede in montagna? Succede che Gemui un po' di tempo prima aveva capito che doveva affinare ancora di più le sue armi di combattimento, perché non erano bastate a proteggere quello che per lei era sacro, cioè il monastero di Shaolin, e capisce che quindi deve fare qualcosa di diverso, deve ripartire da sé e deve ripartire da quello che il suo corpo le dice, ma non il suo corpo singolo, il suo corpo connesso con l'ambiente, con la natura. E allora deve combattere una gru e un serpente insieme, e ne rimane folgorata e vede come combattono i due animali insieme. Il serpente procede a spirali, scatta, va, si ritrae e poi scatta. E quindi qual è la forza del serpente? La velocità. Ma la velocità è data da cosa? Dal sapersi ritrarre e poi scattare. Quindi velocità e lentezza sono connesse insieme, non c'è una divisione binaria. È flessibile, non ha, è un muscolo guizzante, ma non è il bufalo, no? È agile. E la gru come combatte? Dice che questo combatte una gru. Scusate, i movimenti delle ali. Ha una linea frontale e l'equilibrio su un arto e su un altro, quindi capacità di conservare un equilibrio, un bilanciamento, apertura delle ali, becco, tu, tu, tu. Come il serpente è preciso, non si disperde, non serve, ma di nuovo sa dove arrivare. E soprattutto come combattono insieme un animale che striscia per terra e un animale che vola. Che linee di interazione hanno tra di loro? Si apre un mondo.
Lui e Winchell osservano il combattimento della gru e del serpente. Divengono insieme gru e serpente. Si allenano, c'è cioè chi dice per 3 mesi, che per 3 anni insieme loro due, e sviluppano un'arte marziale nata dalla relazione tra due donne che vivevano in uno stato di minorità, con nessuno che le poteva proteggere, avevano perso quello che potevano perdere. E lo riscoprono nell'alleanza con altre specie e nell'alleanza tra di loro. Ma lo riscoprono fisicamente. Cosa succede? Dopo questo periodo, Winchell, che significa un termine bellissimo, che significa celeste primavera, torna al suo villaggio. Il bullo la va a importunare e lei lo corca di botte, scusate, però lo devasta. Tramite questo sistema di combattimento che è molto a corta distanza, perché un cioccone, avevamo visto prima di Garrod, è piccola, è minuta. Allora, che cosa deve fare? Prendersi un sacco di steroidi, modificare il suo corpo per farlo diventare forte perché di forza ce n'è una sola? No. Scopre che ci sono tanti tipi di forza. Scopre la forza che il suo corpo unico e irripetibile può sviluppare. E scopre le ragioni che guidano una forza che non sia una forza eccessiva, che sono date dalla conoscenza, dalla relazione, dal venirsi incontro, dal proteggere ciò che amo, non dal distruggere ciò che odio, che sono due cose molto diverse. È l'amore che guida il combattimento, è l'amore che guida questa forza, ma questa forza è combattente eppure tanto. Questo lo dirà anche per certi aspetti Simone Weil, una filosofa poi napoletana a cui sono legatissima, che si chiama Angela Putino, su cui appunto anche nel mio libro ho lavorato molto. Iniziamo a pensare anche che anche la nostra dea Venere, anche Afrodite, ad esempio a Taranto c'è un culto molto bello che è di Afrodite armata, Afrodite con le armi. Anche in questo, nel massimo della sensualità e dell'eros e dell'amore, c'è una grande carica combattente. Non dobbiamo negare noi stessi, non dobbiamo pensare che di forza ce ne sia solo una. Però c'è un passaggio ancora più bello alla fine della storia di Winchell, e come vi dicevo, la storia di Winchell è una delle tantissime che potremmo trovare, magari li guardiamo su un'altra e poi giochiamo tra di noi. Ovvero sia, qual è quest'altro esito? È che vabbè, una volta che lei ha sconfitto il bullo di turno, si rifà vivo, il famoso fidanzato, che tutto solo ciò non si sa dove fosse finito. E di fondo dice, non ci credo. Cioè nel senso, sì, l'ha visto, ma non riesce a fare quel passaggio in cui riconosce il valore combattente di Winchell. Perché? Perché riconoscere il valore combattente è di nuovo togliere lei dalla condizione di, come avevo detto in latino, mollio. E io, in quanto uomo che sono legato da una relazione maritale con lei, come faccio ad avere una relazione tra pari? È molto più difficile. Cioè, paradossalmente è più facile sconfiggere il bullo esterno. E non è un caso che tante delle retoriche securitarie spostino l'attenzione sul fatto che il nemico è sempre fuori, ma noi sappiamo benissimo come la maggior parte delle violenze siano sulle donne, siano violenze domestiche, siano date proprio da questa relazione intima, anzi, tanto più intima è la relazione, tanto più alto è il rischio. Forse dovremmo capire che c'è un meccanismo profondo in questo, e scardinarlo. Miccio non ce l'ho a scardinarlo. Ora, quello che andiamo a dire dobbiamo un po' anche capire profondamente, perché non è che poi sto proponendo di fare una sorta di lista con tutti i vostri familiari, no, assolutamente. Però che cosa dice la storia? Che lui l'ha beffeggiata, dice, ah beh, cioè, sì, vabbè, dai, alla fine ti è andata bene, alla fine forse lui non era così forte. Allora che cosa deve fare Wilson? Lo sconfigge. Di nuovo, quindi lo mena. Ora, qual è la cosa interessante? Che l'esperienza della sconfitta è importante per il marito di Winchell, non perché appunto si sta proponendo una lotta di tutti contro tutti, ma si parla di ricordate quello che abbiamo detto, l'esperienza di chi
ha capito che un modello non le salva, come Winchun e Ngemoya Ren Foresta. Allora, quello che va sconfitto non è fisicamente l'uomo, il maschio alfa, ma il tipo di forza che vuole incarnare. E infatti il marito di Winchun è molto intelligente perché riconosce la maestria di lei, e poi è lui che l'ha sfidata. Cioè, lei non aveva assolutamente, non è che torna a casa e la nomina, no, tutt'altro. È lui che la provoca, lui che non riesce a tenere conto, ad accettare questo spostamento di assi, e semplicemente però nel momento in cui subisce la sconfitta accetta questo fatto e chiede alla Rachel di diventare la sua maestra. Quindi si mette a servizio. Lei accetta, però apre una relazione tra pari. Ora, voi poi magari non so quanti di voi conoscono quanto sia patriarcale l'etica confuciana cinese, ma vi assicuro che questa è una rivoluzione. Cioè, la storia che vi ho appena raccontato, in una cultura che meravigliosa, immensa, come quelle, anzi, culture pluride, come quelle cinesi, che ospitano all'interno appunto tutto il contrario di tutto, quindi questi elementi che permettono queste narrazioni, ma anche un patriarchismo che portava alla fasciatura dei piedi per le donne. Non è un caso che fasciassero i piedi, perché come andremo a vedere tra poco, appena vi chiederò di fare qualche esercizio insieme, è proprio come l'albero radicandosi per terra con i miei piedi che inizia a scoprire la mia forza. E non è un caso che una donna desiderabile venisse vista perché ha i piedi fasciati, quindi non si sa muovere, non può scappare, non può combattere, non può radicarsi nel terreno, non può muoversi, e quella diventa desiderabile. Vi faccio riflettere, sicuramente con Laura avete fatto dei lavori splendidi sulle rappresentazioni del corpo, ma io vi invito a pensare quale corpo è considerato bello e desiderabile. Un corpo fragile, un corpo mutilato. Ora poi ognuno ha le sue scelte, ma attacco 12 è un male radicale, secondo me, cioè nel senso, per la mia schiena, guardate le deformazioni che portano le scarpe, e poi ve le ritrovate a 60-70 anni, con piedi, cioè le scarpe che sono tipo strette in punta, sono esattamente il contrario di quello che è il principio ergonomico della forma del mio piede. La mia schiena, lordosi costanti, incapacità di muovere i muscoli vaginali, che sono fondamentali nella pratica marziale. Noi abbiamo una potenza che viene da un'esplosività di avere un maggiore numero di muscoli interni, che ci viene totalmente negata. Invece abbiamo tutti i problemi alla fine, insomma, quando si arriva in tarda età, anche invece di perdito urinare magari, perché siamo proprio, le posture in cui ci mettiamo ci rendono incapaci di esercitare quel tipo di forza elastica che il nostro corpo sarebbe più in grado di esercitare. Quindi scarpe, corpi anoressici, la magrezza. Perché la magrezza è una virtù? A prescindere dal fatto che un qualsiasi eccesso è un problema, quindi anche un eccesso di peso ovviamente pesa sulle mie giunture, così, ma perché tutto ciò che in qualche maniera depaupera il corpo femminile viene visto come un elemento di bellezza? Ragioniamoci. Perché è bello ciò che è facile da essere predato? Ritorniamo nell'idea di una preda, di una inferiorizzazione del corpo. Perché di un corpo atletico si dice ma è poco femminile? Che significa? Certo. E là il discorso sarebbe un pochino più ampio, però ve lo lascio come idea. Altre due storie vi racconto e poi chiuderemo con una descrizione di due termini cinesi. Due altre due storie raccontano delle cose analoghe. In Indonesia, un'altra arte marziale nasce da una donna che va a lavare i panni al fiume e vede combattere delle scimmie tra di loro e vede che si divertono. No. Le scimmie sono quanto più sono più simili, diciamo, all'immaginario antropico. Combattono tra di loro e lei che cosa fa? Si mette a combattere con le scimmie. Prima imita i movimenti, quindi di nuovo, come dicevamo, mimesi. Lei scopre qualcosa
scopre dei movimenti, vede la scimmia e la scimmia diventa maestra, quindi pensate anche al superamento della visione con la natura, che è una visione in cui l'essere umano domina. L'essere umano apprende, impara, si mischia, diventa parte, gioca, si nutre e viene nutrito. So che può sembrare strano, spesso nel sud-est asiatico, in altre parti, ho assistito, non so se avete mai conosciuto questa pratica, si chiama maternage interspecie. Cioè, io ho lavorato con delle donne nella foresta e c'è una nutrizione reciproca dal seno anche con gli animali. Quindi non solo i bambini cuccioli d'uomo sono nutriti, come ci insegnano anche dalle capre, no? Tanto le tue dalle lupe, io che vengo da Roma, i gemelli sono stati nutriti dalla lupa, ma alcune specie animali vengono attaccate al seno delle donne, quindi c'è proprio una contaminazione molto molto più forte, no? Quella è un'altra storia, si diceva, qua stiamo parlando di un combattimento, lei gioca con le scimmie e si diverte talmente tanto, impara talmente tanto che fa tardi. Quindi torna a casa, qua di corsa, con i panni al fiume e trova a casa il marito che sbraita perché la cena non è ancora pronta. Quindi cose molto brutte. Lei si mette a giocare di nuovo come faceva con le scimmie, di nuovo sovverte la situazione, gli fa capire che cosa ha preso in questo tempo che doveva essere dedicata alla nutrizione del capo e di nuovo diventa maestra del marito. Quindi sovverte la situazione. Ora, questo tipo di sovvertimento che qua viene raccontato di nuovo è un po' quello che anche, spostiamo di nuovo nel tempo e nello spazio, ci propongono anche le esperienze delle donne kurde. Quando parlano della loro pratica di autodifesa, anche là, a me non piace come termine, preferisco parlare di autocoscienza combattente, proprio perché rende di più. Però mi rendo conto che a volte i termini hanno anche dei valori a seconda del contesto in cui tu stai, quindi loro ne hanno fatto un grande ripensamento. Nelle varie pratiche di autodifesa, che non sono imparare sì a combattere, ma nel momento in cui impari a combattere, è anche la capacità di auto-organizzazione, di relazione, di costruzione di un'altra forma di sapere. Tra le varie pratiche c'è anche questa che viene definita l'uccisione del maschio alfa, di nuovo non è un'uccisione reale, è simbolica, cioè viene ucciso col modello che vede le forze sempre come gerarchiche e che quel maschile, il maschio alfa, deve essere il modello vincente, con il riposo totale anche, giusto? Grazie. Cioè, che cosa è questa? Sono delle pratiche di liberazione, ma non solo per le donne. È una pratica di liberazione anche per la mascolinità dalle griglie violentissime in cui è calata. Cioè, quello che si sta proponendo è, attraverso il percorso di liberazione autocoscienziale combattente, se noi sfidiamo l'idea che la forza sia solo una e sia gerarchica, che sia incarnata dal corpo maschile, stiamo anche offrendo una possibilità alle mascolinità di pensarsi come plurali, di poter esprimere tanti aspetti di loro stessi, di non dover essere condannate a questa lotta oscena a chi è il più forte, che è una lotta oscena e violenta, che condiziona molto e in maniera terribile anche gli sviluppi di altre mascolinità. Il marito di Wincho e il marito della nostra amica indonesiana si liberano accettando di sottrarsi al dominio della forza violenta e accettando altri generi di forze. Sono percorsi per tutti e per tutti, e questa è una cosa importante che non ci deve far ricalare nell'idea del, appunto, di semplicemente un imbarcamento delle stesse, della stessa dinamica soltanto cambiata di genere. Come dicevo, l'ultima cosa di cui parleremo è proprio alla fine arrivare a una definizione di forza diversa. Dovrei averla qua, se non sbaglio, scusate, sono termini. Ce ne sarebbero qua tantissime altre storie, ma ve lo lascio poi per altri momenti. Qui. Allora, se no ve lo scrivo sulla domanda, mi sento, non so, faccio prima. Ecco, allora,
questo ve lo faccio vedere perché questa è una storia che purtroppo oggi non vi riesco a raccontare, ma questa è una storia reale. Sono due sorelle che nel 43 d.C. hanno sconfitto l'esercito imperiale cinese vietnamite, due sorelle di 23-24 anni, Hai Bao Chung. Queste ci sono proprio le testimonianze storiche sia da fonti cinesi che vietnamite, quindi è un dato reale. Hanno regnato insieme, congiuntamente, per 3 anni. E si dice, quindi sono state tra le pochissime che sono riuscite a fermare l'impero cinese. E vi dico, i vietnamiti hanno fermato anche l'esercito mongolo, oltre a quello americano e francese, quindi c'è da imparare. E la cultura vietnamita è una cultura matrilineare, con un sistema di riconoscimento di tutte e due i rami dei genealogici. Si chiama Double Kinship System, doppio sistema di ricognizione della parentela, però non sto anche quella troppo lunga. Beh, si dice che queste due care sorelline abbiano scritto la dichiarazione di guerra contro l'esercito cinese, andando loro due da sole nella giungla e a mani nude sconfiggendo una tigre mangia uomini, spogliandola e scrivendo sulla sua pelle la dichiarazione di guerra in versi. E quando la prima, Sincha, cioè la più grande, chiamò a raccolta gli eserciti, radunò un esercito che comprendeva più di 80 generalesse, per dirvi che cosa succedeva nel 43 d.C. in Vietnam, e riuscirono a liberare appunto il Vietnam del Nord, e per esortarlo alla battaglia, gli eserciti, di nuovo recitò una forma poetica che è diventata la forma di poesia tipica nazionale vietnamita. Quindi proprio l'unione di un elemento di estrema forza combattente, cioè vado nella giungla e a mani nude scuoio una tigre, e poi di questa capacità di, diciamo, di elemento poetico. Ma come vi dicevo, queste sono bellissime storie, ma che adesso non riusciremo a vedere. L'ultimo elemento che però vi volevo dovrebbe aprirsi qua, se non si vede bene, poi invece ve li scrivo direttamente. Eccomi, bene, invece. Allora, questo per vedere che altre culture hanno saputo pensare le forze in modo diverso, andiamo a vedere che cosa succede appunto in questo mondo dell'Asia orientale e del sud-est asiatico, dove abbiamo incontrato tutte queste figure che ci hanno fatto ragionare diversamente sulla relazione tra forze genere e di forze. Questa è la prima banale definizione di forza, che un po' coincide con la nostra idea di forza bruta, l'EI. Allora, qua la rappresentazione, ora impariamo anche a vedere che le lingue che usano caratteri ideografici, comunque caratteri, hanno un modo diverso anche di ragionare, quindi voi non pensate a questi segni strani semplicemente come dei segnetti che ci riportano a dei fonemi, a delle parole, ma pensateli come processi, come azioni. Allora, qua abbiamo l'aratro. Scusate, questo si può muovere bene. Immaginate proprio, è fisicamente un aratro. Io ho questo elemento che schiaccio. Ora, che tipo di forza, aiutatemi in questo, che tipo di forza esprime un aratro? Ah, grazie, gentilissimo. Un aratro a mano, che tipo di forza esprime? Immaginatevi voi alle prese con un aratro. Che cosa fate, praticamente? Spingi, schiacci, giusto. La terra come la consideri? Sottomessa, una cosa su cui tu schiacci. Hai una relazione con la terra? No, solo di diretta oppressione. Questa ce ne parlava Simone Weil quando parlava della forza. Forza come violenza, cioè qualcosa che come la gravità schiaccia, opprime, è insensibile, non è interessato a fare solo quello che vuole lei, cioè traccio il solco. Non mi importa se quel solco è una cicatrice o su una pelle di qualcun altro, mi interessa fare, esercitare questa forza. In maniera interessante, questo termine forza, così la troviamo anche in Cina sulla definizione, ecco, che devo prendere? Quale è la pallina?
questo qua è... Ah, certo, così. Grazie, ce l'ho, grazie. Ecco. Questo nan maschile è interessante perché c'è questa forza e sopra c'è il campo coltivato. È fatto un campo a quattro perché, vabbè, questa era la rotazione del mangese nelle prime forme agricole cinesi, senza entrare proprio troppo nello specifico, però. Però nan, che cos'è? Il maschile, cioè la forza che regge il campo, cioè la forza che crea il campo coltivato. Allora, anche qua non è per assegnare alla mascolinità un destino di forza bruta, ma in maniera interessante, già la Cina, questi sono dei più antichi caratteri, quindi pre-imperiali, ci diceva che questa forza prova il suo utilizzo nell'agricoltura. Quello serve. Cioè, serve se viene messa in relazione a una coltivabilità, quindi già traccia una trasformazione, uno sviluppo, non è quella forza che è fine a se stessa. Poi la stessa, con in maniera interessante, facciamo un salto, questo lo vedremo dopo. Questo qua che cosa abbiamo? Il termine violenza. Il termine violenza ha di nuovo in mezzo la forza lì. Sì, la radio, infatti, lì, la forza. Ma qua c'è un carattere prima che dice qualcosa. E che cosa dice? Dice qua c'è del riso e qua c'è un sole e qua ci sono dei raggi. Il sole è troppo forte e distrugge il riso. Quindi è un eccesso, un qualcosa che devasta, che mentre magari qua invece c'è una propositività, questo è un elemento che totalmente fa sì che quella forza bruta, ancora punto interrogativo dell'aratro, però diventi solamente elemento di distruzione. Attenzione, però c'è qualcosa che può cambiare, come ci dice questa forza, questa che di per sé ancora è insomma relativa, ce la troviamo nel termine ad esempio Gongfu. Kung Fu è come noi malamente, cioè sarebbe la giusta pronuncia di quello che noi malamente chiamiamo Kung Fu. E anche là vi scorgo un mito, il termine Kung Fu non significa arte marziale. Kung Fu Wushu è, in cui Wushu sarebbe l'arte della guerra, cioè l'arte di promuovere o fermare una guerra. Quello è il termine Wushu, quindi che parla del combattimento. Il termine Gong Fu significa tutt'altro, significa Gong, questo che vedete piccolino qua, è lavoro, pratica, qualcosa che io faccio tutti i giorni. Gong Fu significa un allenamento, lavoro intenso, quotidiano, quell'allenamento che io faccio tutti i santi giorni, fino a che non diventa un qualcosa che proprio fa parte del mio corpo e che mi fa agire in una maniera, si dice in cinese, zhen, cioè naturale. È come, che ne so, il pianista che fa le scale tutti i giorni e alla fine le sue dita si muovono naturalmente, non deve neanche vedere. Quindi acquisire il Gong Fu di qualcosa non significa fare solo guerra, no, significa anche, posso avere il Gong Fu del fare i ramen, fare le tagliatelle. Non è cosa faccio, è come lo faccio. Come quell'esperienza che faccio tutti i giorni si trasforma in, di nuovo, quello che dicevamo prima, una pratica di autocoscienza. È una pratica di anche la liberazione da schemi. Posso fare Kung Fu della cerimonia del tè, posso fare Kung Fu dei fiori, dell'allenamento dei fuori, della calligrafia, di qualsiasi cosa. Il Kung Fu Wushu è fare Kung Fu dell'arte di fare o fermare una guerra, quindi di quello che dicevamo, il combattimento. E anche qua ha di mezzo questa forza lì, ma questa forza già subisce una modificazione. In cinese, quando tu accosti due caratteri, ma non è sempre così, attenzione, non si può fare sempre questo tipo di lavoro sullo studio dei caratteri, però in questo caso su caratteri molto antichi anche sì. Quindi questa trasformazione, il lavoro costante che io faccio sulla forza mi rende Fu è un signore nobile, cioè saggio, sapiente. Quindi lavorare
a una modificazione di quest'idea di forza mi porta a essere una persona migliore, diremmo in questo senso. E ora arriviamo a quello, quest'idea meravigliosa che soprattutto alcuni arti marziali che vengono definiti interne, cioè che partono da una concezione delle energie, da poi sarà un po', non credo che avremo il tempo di spiegarlo più di tanto, però fidatevi in questo senso, soprattutto il Tai Chi Chuan, che è un'arte che lo pratico e insegno da più tempo insieme alla Muay Thai, e tailandese. Però che cosa abbiamo qua? Abbiamo una forza completamente differente, la forza Jin. Che caratteristica ha questa forza? Di nuovo, c'è sempre un lato, attenzione, perché questo è un principio fondamentale, non siamo in questo distanto di Simon Valley, una forza che viene d'altrove, siamo nella trasformazione dell'esistente, di quello che noi abbiamo qua. Perché la violenza, questa possibile deriva della forza, sono, abbiamo detto all'inizio, in ciascuno di noi. Quindi non possiamo rimuoverla, non possiamo sentirci pure perché sottratte da questo, fanno parte della nostra carne. Possiamo trasformarle. Allora, questa trasformazione come ce la racconta le arti marziali cinesi? Ce la raccontano questa altra storia che viene raccontata in questo piccolo caratterino che abbiamo qua, in cui quella più alta significa uno, intero, tutto, o superficie. Subito sotto che cosa c'è? Chuan, il fiume. E di nuovo, Gong, tutta la lavora. Bisogna, il lavoro l'ho fatto. Tutto insieme, questo crea il carattere Jin. Carattere Jin significa fiume carsico, cioè quei fiumi sotterranei che con un lavoro costante scavano la roccia, perché ci insegna il Tao Te Ching, il libro della via della virtù o il libro della via della potenza, che ciò che è più molle vince su ciò che è più rigido, come l'acqua, ciò che è senza forma vince contro ciò che ha forma, perché segue la forza dell'acqua. E l'acqua, proprio perché non è rigida, riesce a entrare negli interstizi, proprio perché sta in basso, riesce a scavare, a far crollare pure le montagne. Ciò che è debole, ciò che è molle, vince su ciò che è duro e rigido. Vi ricordate la prima definizione di Wir e Müller? Come si sono capovolte le cose in questo procedere a spirali? Questa forza Jin più Li mi dà la forza Jin, che è la forza dell'elasticità sensibile, conoscente. Era un grande marzialista, si chiama Yan Jinming, è stato uno dei miei maestri. Dice tanto che se la forza Li è una forza, come la definisce, ottusa, cieca, superficiale, cioè che, ed è la forza dell'arato, cioè banalmente quella che noi ancora pensiamo sia forza, la forza dell'energumeno col muscolone che si contrae, boom, la forza narcisistica che c'era, che colpisce, ma anche là ci dice, controintuitivamente rispetto a quello che noi pensiamo, che ancora siamo un po' prigionieri di queste visioni delle forze, ci dice che è una forza che agisce solo sulla superficie, ed è vero, cioè se sentite un pugno che arriva con quel tipo di forza, un pugno anche distrettuale, cioè che si articola solamente dalla spalla fino a qua. Quindi che arriva, ma arriva solo fino a un certo punto. Un pugno portato con una forza elastica, che anche là nasce dalla rilassatezza, quindi prima vado verso l'interno, dopo punto, lascio andare, quella lentezza ad andare dietro che mi apre alla velocità, è un pugno che arriva come il becco della cru di Wing Chun, come il serpente di Wing Chun, arriva veloce, preciso, perforante. Non solo, sono movimenti della forza che sono coscienti, cioè si esercitano non tramite una sensibilità corporea. Abbiamo esattamente i minuti, perché, e questo però mi dispiace, lo dovete provare sul vostro corpo. Dobbiamo chiedere in questo senso di essere disposta, almeno qualcuna di voi, a giocare con me a questa pratica che si chiama Tui Show, nessuno si farà male, è veramente anzi molto divertente, di capire in che senso una forza nasce dalla sensibilità e dal potenziamento della mia sensibilità corporea, invece che
dalla separazione e dalla rigidità. Questo avviene in virtù, le ultime due cose che vi dico, di questi due elementi che sono fondamentali nelle arti marziali cosiddette interne, ma che vengono utilizzate in maniera forte anche nei Wing Chun e in tantissimi altri stili di combattimento. Concetto di Qi. Qi nella medicina cinese, nella cosmologia cinese, è questa energia di cui siamo tutti fatti, in qualche maniera, che si trasforma e si rende tanti elementi differenti, ma che di fondo è quello che circola tra di noi. E il Qi nel corpo, nei nostri corpi, circola attraverso dei canali, e questi che vengono utilizzati nella medicina tradizionale cinese, quella che fa passare mal di testa. e che però circola attraverso anche gli enti, quelli che per noi sono enti, non certo in Cina, ovvietà. Quindi l'arte marziale come ci fa diventare forti rimanendo sensibili, come ci apre la virtù dell'acqua, attraverso una consapevolezza della nostra, del fluire del nostro Qi, di questo soffio in noi e tra di noi, creando, vi ricordate che dicevamo, questi legami con gli altri esseri viventi, antropici e non. Yi, l'intenzione, si dice sempre nelle arti marziali, la forza Jin nasce dal veicolare Qi attraverso Yi, cioè l'intenzione è quella, saper mirare, sapere dove, che cosa sto facendo, dove voglio andare, in cui l'atto anche marziale, se necessario, diventa una cosa che è totalmente funzionale a uno scopo reale, che non è solo l'esibizione di me. Lo Yi, quindi sapere come fluisce la mia energia nei miei canali, mi permette di acquisire quella forma di consapevolezza, che non può essere mai prevaricante, perché ogni volta che io voglio mettere una prevaricazione, irrigidisco, che la rigidità blocca il flusso del Qi. In questo c'è una grande onestà, un po' come viene riportato un po' nel famoso anche Harry Geller, che ci fa queste traduzioni dei koan giapponesi, cioè della poesia, delle poesie giapponesi nei nostri termini, ci racconta nell'arte del tiro con l'arco che in realtà quando io vado a tirare con l'arco, se io voglio arrivare al bersaglio non ci arrivo. Come faccio a raggiungere il bersaglio? Allineando il mio corpo, lavorando sul mio allineamento interiore ed esteriore e in relazione al bersaglio. Dopodiché non devo pensare di raggiungere il bersaglio. Quello è come sarebbe in quest'ottica pensare di prendere una freccia, scoccarla e con la mano portarla passo passo fino al bersaglio. Quello è il delirio di controllo. E una volta che mi sono allineata, io devo avere una capacità, lasciare andare. Scoccare la freccia significa semplicemente mi allineo, il bersaglio è là, dopodiché mi rilasso. E la forza nasce dalla rilassatezza. Chiudiamo con questa cosa che è parte dei miti del passato, e poi appunto vi propongo questo esercizio di là. Vediamo proprio 5 minuti, sì. E è successo alle scorse Olimpiadi. Ora, per la prima volta nella storia dei giochi olimpici, il mio amato, la squadra vietnamita, ottiene una medaglia d'oro. In che cosa? Tiro con la pistola. Ok. Allora, la cosa bella è sapere come ha fatto. Allora, la squadra era talmente povera che non aveva abbastanza soldi per le pallottole. Quindi quello che ha vinto la medaglia d'oro ai giochi olimpici in tiro con la pistola si è allenato quasi sempre senza sparare una pallottola. Perché? Abbiamo appena cercato di spiegarlo. Non è nel far west che troviamo la forza, almeno non il tipo di forza che mi interessa esplorare. Quella la sappiamo già. È una narrazione dominante forse da troppo tempo. Forse occorrerebbe apprendere da altre strade, da altri generi di forza per trasformare queste situazioni di oppressione in possibilità di autocoscienza e di equilibri diversi. Grazie a tutti e a tutti. Sì, però...
Vilma della box popolare andava via. Ecco, poteva essere lei la persona che poteva fare da, diciamo così, controfigura. Qualcuno di voi vuole provare? Si tratta solo di un esercizio due minuti, veramente, molto breve, di percezione. È un esercizio percettivo. Se non ve la sentite non vi preoccupate, però sarebbe stato che tutte vogliono. E adesso devono fare un dispetto a quella seduta vicino. E quindi scelgo io. Tu con gli occhiali. Sì. Parla, sì, lo mettiamo qua, molto veramente sapevamo che deve essere anche tu con gli occhiali, lei gli occhiali deve essere pronto, veramente ed è la cosa migliore perché non devi fare niente, concentrati, allora metti in mano, concentratevi che dura poco, favore. Allora questo vediamo appunto semplicemente una semplice dimostrazione basica. Allora se io prendo anche lì, l'idea è seguire il corpo dell'altra. Questo si chiama twist, poi viene fatto, è un primo esercizio, viene fatto una mano, poi si fa con tutto il corpo. Allora io sento dove va lei, se si ferma mi fermo, continuo. Ora adesso tu spingi verso di me, io seguo il suo movimento. Questo è già pensare a una forza che sa ascoltare e seguire. Perché mi serve questo? Perché mi serve di capire dove sono i suoi equilibri, semplicemente con il polso. Ora che succede? Io sentendola così, ora tu prova con questa mano a toccarmi da qualche parte. Laura può testimoniare che non c'è alcuna forma di rigidità. Ok, ora che succede? Succede che ad esempio da qui, vedrai che sei capace anche tu di farlo, cosa succede? Che se lei spinge verso di me, io seguo, a un certo punto io mi carico della sua forza, se sono disposta, perché diventiamo un tutt'uno, un flusso. La sua forza finisce dove? Nella mia gamba. Io da qua a un certo punto carico e semplicemente se lei, appena lei irrigidisce questo braccio, io non faccio altro che scivolare e automaticamente, senza neanche vedere, vado a colpirla nel punto che lei cercava di proteggere, perché i corpi parlano. Se lei è furba e impara che non si deve irrigidire, io provo a fare la stessa cosa, non ti dirò mai quando, hai visto? Sì. Automaticamente la sua sensibilità corporea l'ha guidata a proteggere quello che prima era scoperto perché si era irrigidita. Grazie. Non era niente. Quindi non serve fare niente, è già dentro di noi. Occorre solo farcene kung fu, cioè impararlo, portarlo a coscienza, ciascuna per come può. Bene, ringraziamo Alessandra Chiriposta e noi ci vediamo domani in laboratorio alla aula 29B. Questa verrà messa su YouTube come anche tutte le altre, come anche tutti gli altri seminari, quindi avrete modo di rivisitarlo quando volete. Buona giornata. Grazie.